Nel 2016 a Modena l'85,2% dei controlli e delle ispezioni sul lavoro nel settore dell'autotrasporto hanno messo in luce delle irregolarità, mentre il dato scende si fa per dire al 66,7% per quanto riguarda le attività immobiliari. Questi fino a pochi mesi fa erano i record negativi nella nostra provincia, numeri preoccupanti che hanno contribuito in modo rilevante a raggiungere la quota di 11.166 ispezioni colpose registrate nel corso dell'intero anno in Emilia-Romagna. E per il 2017 in tutta Italia le cose non sono migliorate. Il dato a livello nazionale diffuso dall'INAIL dopo i primi 7 mesi del 2017 parla di un più 5,2% di morti e più 1,3% degli infortuni. Tendenza che ha spinto la CGIL dell'Emilia-Romagna a lanciare un allarme, anche tenendo conto di un aumento addirittura di 1.560 denunce in regione, e a chiedere più chiarezza al Ministero, che dall'inizio dell'anno ha sospeso le relazioni trimestrali per settore e per provincia, da cui emergevano dati come quello modenese o la crescita sempre a livello regionale del 254% della cosiddetta interposizione illegale di manodopera.